Il comune di Varano Patenora ha il nuovo PUC dopo 30 anni. Il PD perché è felice di questa approvazione? Beh, perché abbiamo dato alle imprese, ai cittadini di Vairano, uno strumento di pianificazione per i loro piccoli, grandi investimenti che siano. Abbiamo razionalizzato degli interventi sul territorio affinché ci sia per le piccole e medie imprese, per il commercio, una opportunità di crescita. Sappiamo che l'economia è anche abbastanza ferma per tanti aspetti, però questo può essere appunto un'opzione per favorire lo sviluppo di questo comune. Quali sono i punti forti di questo nuovo PUC? I punti forti sono sicuramente quello di aver puntato sugli assi viari, che da sempre non hanno rappresentato l'opportunità vera di questo comune, cioè poter puntare appunto sullo sviluppo sulle grandi arterie. Questa è una prima opzione. La seconda è quella di aver impedito, rispetto a quell'ipotesi di piano regolatore precedente, che ci fosse la sottrazione di terreno agricolo a vantaggio di opzioni urbanistiche che avrebbero creato molti, molti disagi sul piano poi dei servizi da garantire. Quindi abbiamo tutelato il suolo agricolo e soprattutto abbiamo espanso quella che sono una serie di tutele ai beni monumentali, dalla Ferrara al Borgo di Vairano, tutto il borgo oltre il castello, Marzanello Vecchio e altre tipologie di vincolo che sono state garantite, Taverna Catena ovviamente, quindi anche sotto il profilo culturale della tutela dei monumenti e dei beni storici abbiamo fatto grandi passi avanti per la tutela e per la sicurezza.